Siamo con Valerio Giuseppe Caracci, presidente dell'Associazione Piccolo Cinema America. Valerio, ci racconti qual è il percorso del Cinema America occupato da quando è diventato proprietà della Progetto 1 SRL? Cinema America è stato acquistato dalla Progetto 1 SRL di Massimo Paganini e Simone Raccani nel 2001 alla cifra circa di 2 milioni e 200 mila euro. La sala è stata abbandonata da quel momento fino al 2012, giorno in cui un gruppo di residenti e ragazzi l'ha occupato. In quegli anni la sala è stata tutelata e protetta dal Comitato Cinema America, un gruppo esclusivamente di residenti del rione, che tramite accessi agli atti, commissioni di trasparenza, è riuscito a bloccare i progetti di riconversione in parcheggi e appartamenti con relativa demolizione presentati appunto dal progetto 1. Da quel momento in poi, il primo anno di occupazione, si è semplicemente fatto un lavoro sociale e culturale di lotta, diciamo, nel territorio per salvare l'immobile, in particolare dal degrado, perché era stato abbandonato, ci pioveva dentro, quindi c'è stato un lavoro di ristrutturazione e messa in sicurezza. E successivamente, invece, nel secondo anno di occupazione, quindi tra il 2013 e il 2014, abbiamo iniziato un percorso giuridico all'interno degli interlocutori istituzionali per ottenere il riconoscimento di beni di interesse culturale. Quindi E c'è quindi stato. è il 5 ottobre che il TAR ha rigettato i due ricorsi presentati dalla Progetto 1? Sì, il 29 novembre del 2014 il MIBACT emette pubblica i due vincoli ministeriali, uno in difesa delle particolarità architettoniche, quindi le ottonerie, le maniglie, la pensilina, l'insegna, e un altro invece a tutela dell'intera struttura e della destinazione d'uso, mentre mi sembra a febbraio-marzo dello stesso anno la Progetto 1 presenta ricorso al TAR e il 5 ottobre perde al TAR il ricorso e di conseguenza vengono confermati entrambi i vincoli. Senti, politicamente negli anni appunto dal 2012, qual è stato il rapporto con le amministrazioni rispetto al Cinema America occupato nella vostra battaglia? L'esperienza ha avuto rapporti con quasi tutte le istituzioni locali e nazionali, dal municipio al comune alla regione al ministero. Diciamo ci sono stati Voi vi siete vari. interfacciati sia con l'amministrazione di Alemanno che con quella di Marino, giusto? Con Alemanno non ci sono state Ok. interlocuzioni, c'è stata l'opposizione, qualche commissione di trasparenza, ma niente di che. Cioè, il Partito Democratico aveva preso in carico nelle commissioni di trasparenza la questione, ma nulla di rilevante. Successivamente abbiamo parlato con tutti, da Caudo a Zingaretti e Smeriglio, al comune con la commissione cultura con Nicola Di Biase, al municipio con l'Alfonsi e a livello nazionale con il ministro Franceschini per sottoporre all'attenzione di tutti quella che era secondo noi una necessaria tutela dell'immobile dal punto di vista democratico in qualche modo, cioè doveva essere l'istituzione pubblica a tutelare il bene, non l'occupazione. Ci sono stati dei rapporti positivi come dei rapporti negativi, non ci sentiamo di dire le istituzioni non hanno assolutamente giocato un ruolo in questa partita, anzi, c'è cioè comunque stata un'attenzione particolare da parte della regione, una scommessa da parte della regione sulla storia e la sua faccenda, una risposta positiva dal ministero. Un atteggiamento propositivo riguardo l'esperienza del municipio tramite le arene, le iniziative, ma anche la necessità e il sostegno che hanno dato alla nostra richiesta di avere uno spazio in seguito alla chiusura del Piccolo Cinema America il 6 marzo del 2015, mentre dal comune registriamo semplicemente con l'amministrazione Marino delle false promesse e delle rivendicazioni inadeguate della vittoria del riconoscimento culturale, perché anche quell'amministrazione si è rivendicata la tutela del bene quando è stata l'unica che in tutti questi anni stava per approvare il progetto di riconversione. E lui comunque era passato? C'è stato un rapporto molto forte col sindaco per circa 20 giorni, abbiamo più volte denunciato la sua assenza tramite anche lettere di Scola, Bertolucci, Sorrentino. Comunque c'è stata una grande campagna mediatica intorno sia alla tutela dell'America che di tutte le sale poi. A un certo punto il sindaco ha capito di dover prendere in carico la faccenda, in un primo momento ha dato a tutti l'impressione di volerla sostenere,
anche andando contro quelle che erano state le posizioni della sua stessa giunta fino a quel momento, ma poi quando si è trattato di arrivare a fatti non ha rispettato le promesse date, in particolare stava chiudendo lo spazio dato in incomodato d'uso dal territorio che era il Piccolo Cinema America, e il sindaco, anziché assegnare come aveva promesso e proposto lui, perché nessuno gli aveva chiesto un'alternativa in attesa di sbloccare la questione dell'America, ha preferito annunciare un bando che poi è uscito 6 mesi dopo. È il bando della sala Troisi, per la sala Troisi, sì. Dunque voi avete partecipato, sì, al bando. Siamo stati messi, noi chiedevamo riconoscimento, come spesso chiedono tutte le realtà sociali e culturali, dell'esperienza, e invece l'amministrazione ci ha messo al pari di tutti a concorrere di fronte a un progetto in bianco e nero scritto il PDF, che chiedeva dei parametri per la realizzazione di un progetto e una gestione culturale di quello spazio. Quindi sì, abbiamo partecipato al bando e non con particolare entusiasmo, cioè lo abbiamo fatto perché noi vogliamo salvare il Cinema America e in quest'ottica ci servono delle... Raccontaci pure perché il Cinema America deve restare occupato, anche il forte sostegno che voi avete sempre avuto in questi anni da parte proprio del mondo della cultura, del cinema, insomma di tutto il settore culturale romano e non... Il Cinema America, a differenza secondo noi degli altri spazi sociali della città, al di là del Valle, e forse in maniera simile al Valle, ha riconosciuto il ruolo e la storia dello spazio, non ha denaturato quella che era l'essenza del luogo, quindi abbiamo riaperto il cinema, l'abbiamo restaurato e abbiamo valorizzato la sua funzione. In quest'ottica c'è stato un avvicinamento graduale, progressivo e sempre maggiore di tutto il settore culturale cinematografico e non. Quindi da che eravamo sostenuti dai nostri più fedeli vicini amici culturali, diciamo da Elio Germano, Mastandrea, Ivano De Matteo, ci siamo comunque trovati in un ottimo rapporto con tutta la cinematografia e tutto il settore autoriale. E adesso quindi voi siete in attesa di capire i risultati del bando e dopodiché come pensate di muovervi? I risultati del bando sono appunto, come dicevo, attesi senza troppo entusiasmo, perché il nostro obiettivo è salvare l'America. Il bando è una possibilità che abbiamo da qui alla salvaguardia del cinema per portare avanti le nostre attività e mantenere viva l'esperienza, quindi l'attendiamo ma senza troppe aspettative. Possiamo chiudere ricordandoci che quindi il Cinema America occupato e il degrado in cui appunto si trova la sala e l'incuria della proprietà non sono accettabili per un bene che è stato dichiarato di particolare interesse antropologico, culturale ed architettonico. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, in questo sistema che una proprietà come la Progetto 1 voglia riconvertire un cinema non ci stupisce. Ci indigna e quindi ci attiviamo perché comunque riteniamo che l'immobile vada salvato, però è nella loro essenza, ci siamo noi come esistono loro in questo mondo. Chi dovrebbe determinare cosa deve succedere politicamente intorno a quella sala è l'amministrazione comunale, quindi chi ha sbagliato e chi dovrà fare qualcosa è l'amministrazione comunale. Quel cinema è abbandonato, è un bene culturale, di conseguenza va in qualche modo rireso pubblico, esproprio, permuta, non lo so dire, però se non c'è la possibilità per un acquisto partecipato è l'amministrazione che si deve far carico di salvare un suo gioiello. Grazie.